Non riesce il colpaccio al Vicenza che deve piegarsi alla maggiore qualità della prima della classe, biancorossi messi sotto nel primo tempo da un Empoli padrone del campo che chiude in vantaggio di un gol. Nella ripresa altro spirito della truppa berica, che va più volte vicino al pareggio colpendo anche un palo. Nel finale rigore doppio, per dirla con eufemismo, per gli ospiti che siglano lo 0-2 finale. Ecco i voti, grandi. Perseguitato, voto per lui 6, Bruscagin, estroso, voto 6, Beruato, volonteroso, voto 6, Pasini, davanti si trova una corazzata, perseverante, voto 6, Capelletti e lui il muro lì dietro, interventi puntuali, precisi, puliti e in tempi ottimi, leader, voto 7, Agazzi, mai in partita, di fatto passa tutto il tempo a limitare gli arrembaggi degli avversari, in panne, voto 5. Per Pontis invece anche lui una partita brutta, assente in fase di impostazione, schiacciato, voto 5. Rigoni cambia praticamente tutti i ruoli del centrocampo a partita in corso, ma il risultato non cambia, è sofferente, voto 5. Zonta, questo ragazzo è duttile fuori da ogni logica, anche ieri schierato in attacco, oltre a spingere e correre si guadagna un rigore non fischiato dall'arbitro, un jolly, voto 7. Giacomelli sembra sia tenuto sotto stretta osservazione, sempre raddoppiato e trova pochi spazi, smussato oggi, voto 5,5. Longo, mai nel vivo dell'azione, quando entra in una giocata è macchinoso, fastidio, voto 5. Lanzafame, entra e cambia l'atteggiamento della partita, sfiora il gol e alza il baricentro della squadra, reparto da solo, voto 7. Van de Putte è tornato in forma, prova qualche giocata e suggerisce qualche conclusione, buona strada, voto 6. Mister Mimmo Di Carlo, non si capisce la formazione iniziale, forse voleva tamponare il primo tempo sperando nello 0-0 i cambi che non gli danno ragione, ma alcune scelte danno fastidio, confuso, voto 5.